Good morning, Pauline. O l'indiano Maya, Montana, è di Barzun. Beh, l'ho tenuto a galla per due divorzi, un recupero da cocaina e una segretaria messa incinta. Ah, ma è una creatura di Dio anche lui. Ma sarà una creatura privilegiata? Ah, io l'avevo avvertito, l'ho assistito passo passo per tutta la vita, lo vedevo sballonzolare di qua e di là come un giocattolo, un pupazzetto con la carica. 120 kg di merda! 120 kg di avidità egocentrica, in movimento! Il prossimo millennio è qui dietro l'angolo! Eddie Barzun, guardatelo bene! Perché è lui l'uomo immagine del prossimo millennio! Non è un mistero da dove arriva sta gentaccia, da dove arriva sta gente come lui. È gente che affina l'avidità umana al punto che riesce a spaccare un attimo tanto cuto e il desiderio. Putain, si costruiscono un ego grande come una cattedrale e collegano a fibre ottiche il mondo in un impulso dell'ego. Lubrificano anche i sogni più ottusi con fantasia a base di oro e dollari. Finché ogni essere umano diviene un aspirante imperatore, il proprio Dio. E a questo punto dove si va? Non c'è modo di riflettere né di prepararsi. Si comprano futuri, si vendono futuri. Lì dove non c'è nessun futuro. Siamo su un treno impazzito, figliuoli. Abbiamo miliardi di Eddie Barzun che corrono a passo di jogging verso il futuro. Tutti quanti si preparano a ficcare un dito in culo all'ex pianeta di Dio e poi se lo leccano. E si mettono a digitare sulle loro immacolate tastiere cibernetiche, a calcolare le stramaledette ore da fatturare e finalmente prendono coscienza. Il biglietto te lo devi pagare da solo. Ve lo dovete pagare da soli. È tardi per tirarsi indietro. Ormai hai la pancia troppo piena, l'uccello malandato, gli occhi iniettati di sangue e urli per chiedere aiuto. E indovino un po'? Non c'è nessuno in giro, sei tutto solo. Sei il figlioletto prediletto di Dio. Forse è vero, forse Dio ha lanciato una volta di troppo i dadi e così ci ha fottuto tutti. See you later.